Nel Vangelo di questa domenica troviamo Gesù che cammina verso il dolore umano, lo prende, lo accoglie e lo guarisce. Troppo spesso pensiamo che Dio non si occupi di noi, e specialmente quando siamo nel dolore. Nel Vangelo di oggi si dimostra l'esatto contrario, perché Gesù guarisce non solo gli infermi, ma anche coloro che dubitano della sua forza guaritrice. Gesù offre un cuore nuovo, offre una mano dove appoggiare fatiche e dolori. Spesso, è vero, dobbiamo essere onesti, lo cerchiamo solo quando siamo nella sofferenza, ma lui accetta anche questa fede quando viene cercato nel momento del bisogno, e a volte realizza dei miracoli in questa fede per farla diventare una fede quotidiana, una fede di ringraziamento, di lode. Gesù oggi ci fa capire che il contrario della paura non è il coraggio, ma è la fede, che dona pace interiore e soprattutto speranza nel futuro. Il Vangelo di questa domenica che ci propone la liturgia, quando andrete a messa, il sacerdote potrà proclamarlo in due modi, anzi in due forme, una chiamata forma lunga e una forma breve, dove ci saranno due miracoli, due interventi di Gesù. Io mi soffermo su unicamente uno dei due miracoli, quello che in ogni caso verrà proclamato o dal sacerdote o dal diacono. E mi voglio in modo particolare fermare su tre frasi, le uniche tre frasi che escono dalle labbra di Gesù nel Vangelo di questa domenica. La prima frase è: non temere, soltanto abbi fede. La seconda: perché vi agitate e piangete? La bimba non è morta, dorme. E la terza è talita cum, che significa: fanciulla, io ti dico, alzati. E allora perché ho voluto solo prendere queste tre frasi? Perché Gesù è davanti a una tragedia. Un padre che ha una figlia dodicenne che sta morendo e supplica Gesù di fare qualcosa. Ecco che allora la prima frase la voglio proprio riflettere con voi. La prima frase è: non temere, soltanto abbi fede. Cioè Gesù rivolge questa frase a Gairo, il nome del papà di questa bambina in fin di vita. Gairo chiede l'aiuto di Gesù, ma nel momento in cui chiede l'aiuto di Gesù arriva la notizia della morte di sua figlia tramite dei messaggeri. E Gesù cosa fa? Non parla a queste persone che portano una notizia di morte, ma si rivolge a Gairo, al papà, a colui che ha chiesto aiuto a Gesù, e gli dice: non temere, soltanto abbi fede. Questa frase raccoglie due punti fondamentali per ognuno di noi: il non temere, ovvero il non avere paura, il non rimanere bloccati. Pensate che il non temere, declinato in vari modi, come ad esempio non avere paura, non abbiate paura, compare 365 volte nella Bibbia, ovvero è come dire che il Signore ogni giorno dell'anno dice al tuo cuore: non avere paura, non temere. E la seconda parte della frase è: abbi fede. Abbi fede, cioè Gesù ci vuole dire: credi in ciò che hai chiesto, credi nell'aiuto che hai gridato a Dio, mettendolo certamente nella sua volontà e non nella tua, come si dice nel Padre nostro: venga fatta la tua volontà. Questa è una frase che richiama due aspetti che travolgono tutta la nostra vita, cioè la paura, e cioè temere sempre il peggio e vedere tutto in modo irreparabile, e poi anche la mancanza di fede, ovvero a non credere che Dio possa operare potentemente nella nostra vita o nella vita di qualcuno. Certamente ci sono nella vita momenti terribili dove tutto crolla. Allora, se li hai vissuti,
o li stai vivendo, questa frase per te: non temere, soltanto abbi fede. E poi, come ho detto prima, voglio vedere con voi una seconda frase, che è questa qua: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Gesù con questa frase vuole provocare, cioè dare luce alla vocazione di ognuno di noi, alla vocazione cristiana. Perché nella casa di Gairo ci sono tante persone che urlano, si disperano, si agitano e piangono. Ecco, Gesù sottolinea queste due azioni di queste persone: si agitano e piangono. Si agitano, ovvero quando uno si agita si muove senza una meta, ma rimanendo bloccato nella sua vita. E il piangere è un dono, le lacrime, come disse Papa Francesco, sono un dono di Dio. Ma c'è anche un piangere negativo, ovvero il disperarsi senza freni, vedendo solo negativo. Ecco, Gesù richiama allora all'opposto, che è affidarsi in Dio, nonostante tutto. Spesso ci facciamo travolgere dagli eventi e non riusciamo più a gestirli, e tutto ci sembra perso, vano, illusorio, distrutto. Allora in quel momento alziamo il cuore a Dio. Questa frase dona occhi nuovi alle persone presenti nella casa di Gairo, ma anche a ognuno di noi che lo ascoltiamo. Questa frase: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Abbatte i muri della disperazione. Getta luce nelle tenebre dell'uomo e fa capire la differenza, e questo deve essere molto chiaro, tra la non realtà nera e cupa, cioè i tanti film che ci possiamo creare nella nostra mente, magari vedendo sempre peggio, e la realtà di vita con il cuore della fede e con l'anima impregnata di speranza. Che bella frase. La bambina non è morta, ma dorme, come per dire: togli i film nella tua mente, guarda la realtà. E poi c'è la terza frase che volevo appunto vedere insieme a voi in questa riflessione del Vangelo domenicale, e questa frase è Talita cum, che significa: fanciulla, io ti dico alzati. Questa frase viene detta con una forza indescrivibile da Gesù. Gesù sceglie e guarisce con un gesto, un tocco di vera paternità. Gesù rialza la bambina, ma soprattutto svela la potenza della fede a tutti. Mai pensare di essere morti nella nostra vita, perché Gesù è sempre pronto a rialzarci. Tutti abbiamo bisogno di essere rialzati da una vita spesso troppo pesante o, tra virgolette, già morta. Abbiamo bisogno di speranza dove gli altri seminano delusione. Abbiamo bisogno di fede dove gli altri alimentano la negatività. Abbiamo bisogno di amore dove gli altri diffondono tristezza. Allora questa frase, con questa parola strana, Talita cum, è per ognuno di noi. Cioè è un Dio che dice: alzati, io sono vicino a te. Questa frase serve a ognuno di noi per rialzarci dalle tante morti della vita di ogni giorno, che si declinano in una negatività, in una delusione, in una umiliazione. E allora il Vangelo prezioso di questa domenica ci invita a una riscoperta della reale fede cristiana. La fede cristiana tende alla vita, alla gioia, e non all'abbandono alla morte. La fede cristiana è aderire a un progetto di vita piena e vera, che poi si testimonia appunto nella fatica di vivere certi momenti nella vita. La fede è avere realmente fiducia nelle parole di Dio, nel Vangelo di Gesù Cristo. Gesù ci fa capire che deve toccare la nostra disperazione a volte per rialzarci. Allora basta a fare finta che Dio non ci vede, che Dio scappa davanti alle nostre sofferenze.
scopri che Dio invece è presente sempre nella tua vita. E questo è importante, perché avere questa certezza di un Dio che ci accompagna nei sentieri, sia quelli facili che quelli più difficili della vita, è una grande consolazione che diventa una concretizzazione nel momento in cui sentiamo la sua opera reale nella nostra vita. Allora, buon cammino di fede, buon cammino di riscoperta della presenza di Dio nelle tue fatiche, nelle tue croci quotidiane. Un Dio che, come un padre amorevole, ti dice proprio: non temere, abbi soltanto fede. Non ti agitare, non piangere, la tua vita non è morta. E io ti dico: alzati. Le frasi dette a Gairo, al papà di questa bambina, prima del miracolo, sono le stesse dette al tuo cuore. Non temere, abbi fede, non agitarti, non piangere, non sei morto. E io ti dico: alzati.